Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco in Arte Gin Check. Oggi parleremo di un cocktail classico e iconico, il Martini. Il Martini è un drink elegante e raffinato che ha conquistato il palato di molti amanti dei cocktail. La storia del Martini viene contesa tra tre versioni differenti, tutte riconducibili agli Stati Uniti d'America. Secondo alcuni, sarebbe stato inventato intorno al 1860 dal barman Jerry Thomas, personaggio storico e padre della mixology statunitense. La ricetta originale sarebbe stata a base di bitter, gin, maraschino e vermouth dolce, con una fetta di limone e 2 gocce di sciroppo. Alcuni sostengono invece che sia il nome del barista italiano, originario di Armanitaggia, che per primo, nella New York del 1912, l'avrebbe preparato per il multimilionario statunitense John Rockefeller. Esistono però versioni discordanti che attribuiscono l'idea vincente a Giulio Richelieu. Il Martini Cocktail sarebbe nato qualche anno dopo, nel 1874, in California. Questo barista, dalle origini ispaniche, avrebbe servito a un minatore della celebre Gold Rush, la corsa all'oro, un Martinez Special, preparato con 2 terzi di gin, 1 terzo di vermouth, una spruzzata di bitter all'arancia sul ghiaccio tritato e servito con un'oliva. A forza di bere Martinez, la Z sarebbe col tempo scomparsa. Di certo è nato negli States e solo successivamente si è diffuso nel resto del mondo. Il Martini è un cocktail a base di gin e vermouth. Il gin, con i suoi aromi di bacche di ginepro e altre erbe, conferisce al Martini un carattere fresco e speziato. Il vermouth, invece, è un vino aromatizzato con erbe e spezie che aggiunge una dolcezza equilibrata al drink. La magia del Martini sta proprio nell'equilibrio tra questi 2 ingredienti. Il gin apporta freschezza e vivacità, mentre il vermouth dona al Martini una nota dolce e complessa. La combinazione di questi 2 elementi crea un cocktail dal sapore unico ed inconfondibile. Ma il Martini non è soltanto un cocktail, è un'esperienza, oltre che il banco di prova della bravura di un bartender. La sua preparazione richiede attenzione e cura, dalla scelta del gin e del vermouth giusti, alla misurazione delle quantità, fino alla tecnica di miscelazione. Ogni passaggio risulta importante per ottenere un Martini perfetto. Il Martini offre anche molte possibilità di personalizzazione. È possibile scegliere tra diverse varianti, come il Martini secco, il Martini dolce o il Martini extra dry, a seconda delle preferenze personali. Inoltre, è possibile aggiungere una twist al Martini con l'aggiunta di una fetta di limone o di un'oliva come guarnizione, per un tocco di freschezza e colore. Il Martini è un cocktail che si presta a molte occasioni. È perfetto come aperitivo per aprire una serata in compagnia, ma si adatta anche a momenti di relax e di contemplazione. La sua eleganza e il suo sapore raffinato lo rendono un drink apprezzato da molti, sia dagli amanti dei cocktail classici che da quelli alla ricerca di nuove esperienze gustative. Negli anni il Martini ha conquistato una grande popolarità e ispirato numerose varianti e reinterpretazioni. Martini Dry, Martini Rosso, Martini Bianco sono solo alcune delle tante varianti che si possono trovare oggi. Ognuna di esse conserva l'anima del Martini originale, ma aggiunge un tocco personale e creativo. Il Martini Cocktail deve tanto della sua popolarità sul grande schermo a Ian Fleming, il celebre agente segreto 007, nato dalla penna dello scrittore inglese. È un fan del cocktail. Non solo, negli anni sono diverse le personalità che hanno amato questo cocktail, come ad esempio Woody Allen, Richard Burton e ancora il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald. In conclusione, il Martini è un cocktail che incarna l'eleganza e la raffinatezza in ogni sorso. Se siete alla ricerca di un drink dal carattere unico e dal sapore sofisticato, non potete sbagliare con un buon Martini. Spero che questo video vi abbia incuriosito e vi abbia dato voglia di provare questo delizioso cocktail. Se volete vedere altri contenuti simili, non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare le notifiche. Ci vediamo al prossimo video!